Oh, buon pomeriggio a tutti. Da Locuseba. siamo in video un po', non dico culturale, diciamo di riflessione su varie cose. Una delle cose sulle quali sono molto esperto è sicuramente la schizofrenia. Direte, si vede, può ma. ma è un disturbo della quelli che vengono chiamati disturbi della personalità. In realtà. In realtà, quando si leggono libri di psicologia, psicoanalisi, eccetera, si parte sempre dal presupposto errato di conoscere cosa sia l'io, la personalità, insomma, cioè tanta roba che in realtà su cui in fondo siamo eh, veramente abbastanza alle prime armi. È un mondo inesplorato, quello della nostra mente, il nostro io, di quello che chiamiamo io. E dicevo in un video che se facessi l'analisi di tutti i miei io avrei varie persone con cui confrontarmi ma notate bene che la schizofrenia non è uno sdoppiamento della personalità quello è un altro disturbo cioè i disturbi sono stati classificati in base ai sintomi è ovvio Uno comincia a dare di matto, ma come dà di matto, mettiamolo in termini semplici. Oppure una persona è normale, ma come è normale? Mm. Quindi saremmo, apriremo dei, delle praterie. Praterie che ovviamente ci renderebbero felici. Sempre per il, per il pensiero dualistico noi tendiamo a dividere persone in malati di mente e non malati di mente. Ed è un pensiero balistico che farebbe molto comodo a tutti, specialmente non malati di mente, ma è del tutto errateo, erroneo, nel senso che in alcuni casi alcuni disturbi della personalità emergono in maniera abbastanza forte e visiva all'esterno, in molti altri casi vengono in un certo senso repressi. La schizofrenia è uno di questi disturbi: perché. Di cui ovviamente la scienza medica si è spesso occupata. Ma eh, diciamo che ci sono state varie scuole di pensiero dal 6-700 quando furono creati i primi manicomi ad oggi. Nel senso nel 700 le persone venivano richiuse in manicomi e isolate dagli altri. Nel Medioevo si credeva che ora il cane lo fionda alla finestra. Quello non è un disturbo della personalità sto cane, è proprio un disturbo ma della mia personalità certamente mi disturba, il, il mio disturbo della personalità si chiama cane che abbaia, disturba la personalità, è un disturbo, oh, sono ripreso dalla ustione di settimo grado e ora c'ho il cane, questa estate è molto dura, questa estate è molto faticosa e molto impegnativa Ora allora, cerco di, di concentrarmi, nonostante il cane, che è difficile ed è complicato. Dicevo, nel pensiero dualistico, tendiamo a distinguere persone normali e persone malate. Dicevo, nel Medioevo ehm, sì, alcuni casi, soprattutto la schizofrenia, venivano classificati come casi di possessione diabolica, perché non è, eh, cioè, non è che io sento, sì, sento le voci nel cervello. Hmm. ma non ho, che ho più personalità quella è un'altra cosa è un'altra roba cioè, poi ovviamente qui siamo nel campo teorico poi i vari disturbi si possono anche cioè uno può avere il raffreddore e um, il diabete insieme non è che una malattia esclude l'altra così anche nella psicanalisi è che una cosa esclude necessariamente l'altra per esempio alcuni schizofrenici sono catatonici nel senso catatonico uno questa, così e eh, quindi non disturbo in maniera particolare lo schizofrenico catatodico. Qualcuno si dovrebbe chiedere, ma lei in base a quale dici quale, mh, quale eh, come fa a saperne tanto della schizofrenia? Eh, beh, non ne volevo sapere. Giava, eh, beh, io sono nato e cresciuto da una madre schizofrenica e da bambino non sapevo cos'era la schizofrenia schizofrenia teoricamente ma praticamente la conoscevo fino a dai 5-6 anni sapevo perfettamente cos'è una persona schizofrenica mi mancava l'etichetta negli anni 70 il termine esatto era matto fuori di testa eccetera eccetera ma io ci ho dovuto convivere questa persona quindi è ovvio che alcune domande me le sono dovute fare fin da bambino non è cioè, il mio percorso con la schizofrenia, con la convivere con la schizofrenia, con una persona importante, la mia madre, non so se sono stato io, probabilmente ho scatenato. Cioè, la nascita di queste malattie è piuttosto misteriosa. Nel senso, non sappiamo cosa succede dentro il nostro cervello e diciamoci la santa verità, non lo sappiamo. Non lo sappiamo e tendenzialmente viviamo così. Per esempio, stamattina mi sono alzato e avevo composto un verso brutto l'ho composto l'ho composto l'ho composto in sogno ve lo recito anche ma è una cosa orribile questo verso ehm, col vino di borgogna sempre allegri star bisogna allora, questo verso che è schifoso vedete quando mi sono alzato e con la mia mente dormendo aveva composto questo alessandrino due settenari Ora io perché il vino di Borgo? sto tutto il giorno pensando cosa c'entra il vino di Borgogna nella mia testa e perché la mia mente addormentata ha creato questo verso, Alessandrino Francese in italiano, tipo tre moschettieri, qualcosa, poi il vino di Borgogna, io sono anche a stereo, quindi per me ora questa cosa, però vedete che la mente nel, nel sonno produce, addirittura in questo caso ha creato un verso brutto quanto volete, ma lo ha creato. Cioè la mia mente nel dormendo si è impegnata a creare questo proprio. <ride> non so se trascriverlo o ho lasciato, però, eh, col vino di Borgogna, bevendo il vino di Borgogna, ho sempre allegri sta bisogna. E ho fatto la rima, Borgogna e bisogna. E anche io da, da sveglio non ci sarei mai arrivato. Adesso, ora questo è un esempio di idiota, ma non senso. Eh, per fortuna Stevenson sognò, sognando, fece una no, cosa so un po' meglio, il dottor Jeremy Misteride che apparve lì dentro. cioè, voglio dire, tutto questo per dire che cosa succede dentro il nostro cervello no? è una cosa piuttosto misteriosa. Il buddismo, Gurjeff, eccetera, e la psicanalisi. Quindi, nel Settecento, ovviamente, si tendeva a. Con cure piuttosto drastiche, bagni freddi. Non so perché immergere un passo in un bagno freddo, cioè, certamente, sta dopo tre, cioè, se io prendo una persona e lo infilo un'acqua in gelata, i tre minuti che esce, sta buono perché sta, sta semplicemente a un principio di congelamento, ma non è quella la cura. Lunghe passeggiate a natura, certamente, poi l'elettroshock, e poi nacque con il 900 la psicanalisi in cui. Prese piede l'idea freudiana che tutta, cioè gran parte delle, delle, degli scompensi mentali hanno cause in traumi infantili legati soprattutto alla sfera sessuale. Gli attuali psicologi in realtà lavorano molto più ormai sulle medicine, nel senso come quelle che prendeva mia madre erano sono psicofarmaci. Posso dire che gli psicofarmaci. Sono delle bombe nel senso che dopo uno psicofarma il malato sta tranquillo. Ma insomma, voglio dire certamente sta tranquillo. Sì, non lo so. Cioè voglio dire poi non, io non sono un chimico. Naturalmente, per la schizofrenia si è visto che ha un, qualche legame con la dopamina. Questo ci potrebbe pensare a portare che sia un fattore di scompenso chimico. Può darsi che le cause siano interrelate, cioè uno scompenso chimico fisiologico e un trauma infantile insieme se accostano insieme è ovvio che diano dei grossi problemi è difficile veramente naturalmente oggi se chi soffre di schizofrenia viene sottoposto a cure in parte di psicofarmaci che dovrebbero dovrebbero poi io su questo parlo da, da esperto nel senso di aver convissuto con una persona schizofrenica quindi la mia espertise è, è dovuta al fatto che io ci ho dovuto fare i conti fin da quando sono nato quindi non è una mia espertise nel senso che non sono uno psicologo ho letto vari libri di psicologia e vi dico quello che, che però io ho cioè non è che io l'ho visitata mia madre ci ho vissuto se permettete so che sei una persona schizofrenica e è tanta roba perché ovviamente da schizofrenico io poi avevo associato la schizofrenia all'alcolismo di mio padre, quindi un cocktail più traumi miei infantili sicuramente molto pesanti avuti per violenze, eccetera. Quindi capite un cocktail miscela esplosiva, quindi come sia sopravvissuto è un, per me è un miracolo, nel senso che dovrei essere... Per questo quando vedo, per esempio, su YouTube, Dettruce Baldazzi un po', mi, cioè, non è una cosa che mi fa... Cioè, ovviamente lui è malato mentale. Ecco, malato mentale, eh, insomma, ci sono tanti tipi di malattie mentali. La schizofrenia è quella a volte che si camuffa meglio, perché nel senso malato mentale può essere... Non lo so, tipo la caricatura, un titolo che va in giro, fa bello. quel cappello di Napoleone, non è quello lì, voglio dire, mettiamoci in testa che ci sono infinite forme. Io appunto la schizofrenia ne posso parlare perché eh, non come psicanalista, non come psicologo, ho letto molti libri, ma come persona che l'ha vista, l'ha vista 40, 24 ore su 24 quindi... e mi sono posto vari problemi fin da bambino. Non perché fossi un genio, ma perché con questa roba io ci dovevo convivere. Ci dovevo convivere e non era facile convivere. Non è facile convivere né con uno schizofrenico né con un alcolizzato, Soprattutto quando hai 5 anni. E vi assicuro che non è proprio l'età, cioè a 5-6 anni non avevo fatto dei grandi studi di psicanalisi, semplicemente mi muovevo in pura sfera di sopravvivenza. La mia sopravvivenza è dovuta al fatto che io a un certo punto mi astraevo completamente dalla realtà in cui vivevo e che non faceva granché e mi mettevo a disegnare e per questo volevo fare queste tavole sui miei inferni personali una sorta di mia come dire mia testamento spirituale nel senso che no questo è topoligno. topolino pulino bello topolino cioè io per questo cioè nel senso che Ovviamente in maniera molto più ingenua, ma mh, sto cercando di recuperare se il cane era fuori fine dalla finestra. Mh, I cani di campagna rompevano meno gli scatole, e quindi è ovvio che immergendomi nel disegno o nella lettura o in qualsiasi forma che mi astraesse dalla realtà. Cioè, è una forma di autodifesa, credo che sia abbastanza ovvio. Perché ehm, dicevo, non è facile vivere con uno schizofrenico e ne è cronatizzato. Chi non ci ha vissuto, ringrazio Dio di aver avuto questa, cioè, io questa conoscenza che trasmetto a voi. Insomma, è un conto: diciamo, facciamo questo paragone. È come la guerra. Un conto, io ho studiato 20 libri di Napoleone, tutte le strategie. E eh, va un conto, uno che non ha studiato un libro di, di, di strategia, però è 20 anni che sta su campi di battaglia e spara. Naturalmente lo Stratega avrà eh, tutta una serie di visioni più mh, aeree, più eh, chi però è stato sul campo di battaglia, è, insomma, c'è una visione forse meno teorica, ma più pratica. Naturalmente le due cose si dovrebbero incro incrociare. Quindi, io, eh, 17 luglio del 68, quindi era passato abbastanza anni. La mia idea è che sono precipitato da qualche parte, da qualche parte dell'universo. Eh, in questo paesino della Val di Chiana, mh, sono andato a Sarteano un paesino pieno um, di tombe etrusche, <ride> di tombaroli, e da lì e mi sono trovato in, circondato da persone strane, ma più strane, cioè quello che poi il bambino quando nasce, vedrà anche pensare questo: gli adulti che ha intorno sono dei perfetti estranei, ma è il suo babbo e la sua mamma sì, eh, ho capito, ma. Chi riconosce queste persone? Chi ci ha mai avuto a che fare prima di nascere? Quindi non ti scegli i genitori. So che sembra un discorso pazzo, ma non è così. Cioè, sì, forse naturalmente avendo vissuto molti anni con, uno schizzo, con persone malate, eh, ho avuto... Può darsi che ci abbia anche dei, 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 dei... Ma sicuramente. Però questo mi ha aiutato a vedere in alcune persone apparentemente normali, quando io vedo una persona apparentemente normale, a volte l'ho visto anche in alcuni studenti, ho detto guardate, dicendo di restateci un po' attenti, che c'è dei comportamenti che non, mi piace, cioè che non mi piacciono, non sono quelli che si chiamerebbero borderline, quindi, ma anche persone adulte, responsabili, anche, diciamo, colleghi, colleghi. insomma, io alcune volte vedo queste persone e dico queste hanno degli comportamenti strani. Perché la malattia mentale si maschera, cioè chi è affetto da qualcosa tende a mascherarlo. Cioè, ma, dovete uscire dall'idea che il matto sia quello blu, blu blu. blu, blu. Chi ha delle cose in testa che non funzionano tende a mascherarlo, però, ci sono dei momenti in cui vengono fuori. Io che ho vissuto tutta la mia vita con, schiz con una schizofrenica, li, li vedo. Dico, ah, ma que quel comportamento lì non mi piace mica, eh. non è. Non è eh... mm. Mm, mi ricorda qualcosa mm. naturalmente è un po eh, diciamo il cacciatore annusa la preda insomma mettiamola così io certe cose le annuso e mi basta un secondo per capire ma non perché sono uno psicologo ma perché ci ho vissuto tutta la vita con una schizofrenia quindi so i suoi comportamenti i suoi modi di gestire la realtà e quindi anche i anche a volte i suoi mascheramenti la mia madre mascherava anche poco devo dire però e poi mettiamoci anche questa idea che il malato di mente non è stupido, cioè stupidità e malattia mentale sono due cose che non c'entrano niente. Mia madre era un genio matematico, dire? io a matematica se so 2 più 2 fa 4, non lo saprei fare. Cioè, fa 1, 2, 3, 4. Mia madre riusciva a fare dei calcoli mentali, matematici. Che io. Ah, ma mentali, ecco, voglio dire. E quindi il malato di mente è stupido, non è stupido. Non è stupido e si rende molto spesso conto di, avere, di essere diverso dagli altri, e tende molto spesso finché può a nasconderla questa cosa. Oh, quindi eh, la mia esperienza, dicevo, non è nata da. Di, cioè, poi ho studiato l'argomento, ovviamente mi interessava, ovviamente l'argomento mi interessava, chissà perché mi interessava. Naturalmente, queste nella schizofrenia ci sono due tipi. Di sintomi esterni, alcuni sono positivi, altri negativi. positivi sono quelli che si evincono. Faccio l'esempio di mia madre che è morta. quindi. No. Lo schizofrenico non ha sdoppiamenti di personalità, ma ha una visione della realtà. Anche qui dovremmo interrogarci filosoficamente su che cos'è la realtà, ma lascerei perdere. Diciamo che noi, tutti, io, voi. Abbiamo una visione della realtà per cui questa è una tazzina e questo è un libro. Se io dicessi che questo è un libro e questa è una tazzina, dovrei avere dei problemi. Ma in realtà la visione della realtà è sempre soggettiva: c'è cioè una soggettività personale, ma anche soggettività di specie e di cultura. Alcune culture vedono, se io dico la parola a pranzo, si fanno l'idea di persone sedute davanti a un tavolo con il piatto. Se io fossi un. un un algerino la parola pranzo mi vede seduto su un tappeto e a mangiare con le mani, e le due idee sono esattamente legittime. Poi c'è però tutto questo: voglio dire, il malato di mente si crea un mondo che è in totale conflitto con tutto, tu, tutti i mondi psicologici, psi, eh, con tutti i mondi che sono creati eh, all'esterno. La i mm, sintomi più allora lo schizofrenico non ha visioni cioè non è che ha visioni, a volte nei casi più gravi tendenzialmente lo schizofrenia tende ad avere a vedere una visione distorta del mondo in cui si soffre di manie di persecuzione ma fortissime cioè a volte può dire quel culega ce l'ha come e va bene ma nei casi anni 70, eh, quindi soffrire di mal di persecuzione, avere idee che qualcuno, nel caso di mia madre, era suo fratello, non so che cosa è successo in quell'infanzia, perché ci deve essere stata tanta roba anche lì, e quindi lei aveva l'ossessione che suo fratello e un personaggio misterioso che lei chiamava Domenico ehm, la perseguitassero. E io dicevo da bambino, mamma, non c'è nessuno qui. Però a un certo punto, capì, fino a un certo punto, per pura questione di sopravvivenza mia, capì una cosa. Con il malato mentale c'è un muro tra te e lui. Il muro, è, essendo invisibile, è insormontabile. Cioè, se il malato mentale ti dice che questa è una tazzina a caffè, non ci pensi. Questa per lui è una tazzina a caffè. Non c'è verso veramente, ve lo dico assolutamente, se a che fa non c'è assolutamente modo di dirgli che questo è un libro, perché è ovvio che... Ma quando io dicevo a mia madre in casa non c'è nessuno, non c'è nessuno, il nostro zio sta a Roma, quindi figurati se viene qui da noi, Marco, ma non, non, a un certo punto capì che i discorsi razionali non servivano. Quindi, col un mentale, non hai una comunicazione perché è come io che mi trovo a parlare con un indigeno della Papua Asia, lui parla la sua lingua e la mia, non ci capiamo. Il problema poi della malattia mentale, è che parliamo una lingua apparentemente uguale e simile, ma è totalmente diversa, perché il mondo soggettivo che si è costruito è malato mentale, e eh, questo è un problema serio, se ci permette, noi ci costruiamo tutti un nostro mondo mentale, nel mio mondo mentale, che ne so, io, chi è che sta guardando questo video? Boh, So, chip, cioè, lo schizofrenico potrebbe pensare uh, i miei video riguarda sempre un tizio che ora mi, mi, non lo so, è un agente segreto che mi sta, sta alla porta e mi vuole arrestare. Cioè, questo sarebbe un atteggiamento che partirebbe, sarebbe un indizio di schizofrenia. Oppure, oggi, i casi di schizofrenia sono quelli che mh, hanno l'idea di essere stati rapiti dagli alieni che gli hanno inserito un microchip sotto la pelle che vengono controllati, eccetera, eccetera tu glielo puoi spiegare in mille modi che non c'è nessun microchip sotto la terra, sotto la terra, sì, sotto la pelle, non c'è verso, questo ve lo dico. Ma non, io, a questo punto, io, che non ero uno psicologo, ero solo un little baby, capite che io con mia madre non c'è un dialogo, non ci posso avere un dialogo? Perché non, non, non. E la cosa terribile, se permettete, era che questo dialogo non era per colpa mia, per colpa sua, era che lei viveva nel suo mondo psicotico e quel mondo per lei era assolutamente la realtà, cioè per il malato di mente il suo mondo psicotico è la realtà, è esattamente come la vostra, e non lo potete convincere perché per lui è la si è creato un inferno nella testa e da lì non riesce più a uscire. Non so se ci... Se credo di essere all'inferno ci sono, riflettete su queste parole che sono, le assumono tutte. Questo è uno ovviamente in questi casi, lo psicotico ovviamente ha manie di persecuzione. Un'altra maniera di persecuzione per ma mia madre è che mi volessero rapire. In realtà, io non è che mi rapivano, è che mi avevano levato da loro a, a, fin da picco, sbalestrati qua di là, anche subendo, anche, eh, riusciamo lasciamo perdere. E quindi, mia madre aveva un istinto in questo caso non del tutto sbagliato come di animale che gli portano via il cucciolo, ecco. in questo caso c'era anche un po' distinto secondo me. E quindi avevo un'ossessione per i miei riguardi perché se mi allontanavo aveva paura che mi rapissero, chi volete che mi rapissero. Cioè, vabbè. E quindi capite che il rapporto con mia madre era assolutamente conflittuale, ma di una conflittualità che voi non avete neanche lontanamente idea. cioè non avete mai, forse per una vostra, avete mai vissuto con uno schizofrenico e io ci ho vissuto. non è che voglio passare per Marte, no, è stata così, è andata così, è così ma tenuta. Non è che c'è. Cioè... cioè, arrivata la mia età, è andata così, sono cascato qui e. Però ricordiamoci sempre che molto spesso i genitori, i bambini, i figli, sono dei perfetti sconosciuti. Io non ho mai conosciuto mia madre, perché non ci ho mai avuto un dialogo, e lei probabilmente non ha mai conosciuto me, pur essendo vissuti nella stessa, diciamo, prigione, si avve il termine prigione più che casa, perché era una prigione, la prison, qualcosa riguarda un po' i racconti per cui si lo leggevo a Marchese Sala perché mi ricordava i castelli, Marchese Sala sto cagando lo fiorlo. Io ho un disturbo canino. No, vabbè, mettiamo un po' di scritto. Ed è una prigione, due persone, e naturalmente in questa prigione c'era poi il terzo elemento: mio padre che eh, se non era ubriaco era via. Quindi non ho avuto un rapporto eh, di scontro fenomenale con mia madre. Naturalmente quando poi uno schizofrenico e un alcolizzato si incontrano, io vi lascio immaginare che cosa possa succedere. Insomma, arrivava tutto il paese, senso che facevamo. Un teatro che neanche. Io sono molto paziente anche con questo cane perché ho sentito mia madre gridare, eh... però lo, psico, lo schizofrenico tendenzialmente ha delle crisi, non è sempre, ci sono dei momenti in cui ha delle crisi psicotiche, eh, ma non, tendenzialmente poi vive una vita assolutamente normale. Oggi può vivere una vita normale, ma dipende. C'è queste cose che ha nella testa. Molto spesso le maschera. Quindi mia madre non è che, cioè, dire, non è che non è pazzo 24 ore al giorno. C ha dei momenti di maggiore e minore lucidità. Un'altra cosa che ha lo schizofrenico prima di sostanziare è le, quelle che mia madre, le voci, o quelle che chiamava voci, insomma, quelle cose che lei di notte parlava di specchi che le parlavano. Io a dieci anni sapevo, non capivo, anche lei ha specchi che parlano. Però era sempre l'incomunicabilità della cosa, nel senso mia madre sentiva delle voci. Queste voci parlano continuamente allo schizofrenico, a volte. Questi sono i sintomi eh, positivi, positivi nel senso che permettono di riconoscere un disturbo della psicoanalità chiamata schizofrenia. Naturalmente, eh, questo è puramente teorico, perché io posso parlare della schizofrenia che ho conosciuto da mia madre. Molto spesso eh, questo porta quelli che sono mh, i sintomi negativi, nel senso: negativi sono che è ovvio la mancata reazione affettiva, nel senso una diminuzione della, cioè delle emozioni, e, e, e molto spesso gli schizofrenici cadono in stati catatonici, eh, molte ore mia madre stava, eh, mi ricordo, davanti alla finestra, ore e ore a guardare la finestra, no, cioè, è un paese di 100 persone, cosa vuoi vedere fuori? Niente, quindi si passa da momenti di forte carica mentale a volte di catatonia catatonia vuol dire che di spengimento la persona si spenge quindi e anche ovviamente i rapporti ovviamente i rapporti con gli altri sono assolutamente inesistenti nel senso che eh, si porti, tende a vivere ovviamente in un paese piccolo e abbastanza diciamo non è, non è neanche detto perché poi alla fine diciamo i i miei compaesani un po' l'accettavano, mia madre. Però ovviamente i rapporti con gli altri sono assolutamente inesistenti. Chi è che invita uno schizofrenico a cena? Scusate, se ancora oggi i pregiudizi sugli schizofrenici sono... Cioè, se uno, un vostro amico, vi dice io sono schizofrenico, mm. voi lo invitate il giorno dopo a cena? No, sinceramente. Ma lo schizofrenico, veramente, e qui spezziamo la sugli, lancia no, sugli schizofrenici, a favore di Aspetta, no. eh, sono persone che oggi come... poi, quando poi mia madre entrò in cura con i servizi sociali, ovviamente prendeva delle de bombe di psicofarmaci, che mia madre, cioè quello che lo psicofarmio eliminava, erano gli effetti più. Appariscenti, quello che, però non eliminava era lo stato catatonico, perché a un certo punto, dopo psicofarmico il farmaco entrava in stato catatonico, quindi eh. non c'era nessun discorso. Cioè, con un catatonico non è che grandi, fai delle grandi discussioni. Eh. Come andava bene, insomma, quindi, però voglio dirvi: lo schizofrenico, ora penso che siano i farmaci poi migliorano, nel senso che non è una persona stupida, è una persona assolutamente che ha dei, delle zone buie nella testa, perché voi potete dire al schizofrenico, se lui sente delle voci, non gli dovete dire le voci non esistono, come facevo da bambino, poi smisi perché anche io non ero deficiente, a un certo punto capivo che era inutile dire a mia madre non ci sono queste voci, cioè io non le sento. Potevo dire questo, e per esempio, io non sento niente. Piano notte cosa sei? Cioè queste, cioè, vabbè, Io poi non so neanche cosa sentisse mia madre, perché non ho la più pallida idea. Erano delle voci che gli parlavano di queste persone che probabilmente la perseguitavano, che poi non era vero, quindi, eccetera, eccetera. Però, a parte questo lato, così. Il schizofrenico è una persona che è assolutamente capace in un certo senso di gestire i rapporti sociali perché ha delle crisi, ma diciamo che per il 70% della sua vita vive cioè non sarà un esemplare di allegria e felicità, ecco, se poi è catatonico o no. Però molti schizofrenici sono capaci di gestire una vita relazionale. Ora, il problema mio, della mia infanzia, è che essendo mia madre e mio padre persone non particolarmente ricche, quindi queste cose non venivano diagnosticate. Sì, poi a un certo punto sì, ma poi anche la, le strutture, eccetera, mia madre entrò uscì da giovane giovani manicomi, poi i manicomi furono chiusi, ma non credo poi facessero le grandi cure nei manicomi, no? poca roba, so. l'elettrosciocco. Manicomio di Siena. Però voglio dire, che lo schizofrenico è una, non è eh, una persona che può comunque gestire una vita quasi normale. Normale, e però vorrei chiudere un'altra cosa. Io ho parlato degli schizofrenici come se poi dall'altra parte ci fossero le persone normali. Allora, la psicanalisi ci ha spiegato qualcosa che non è osa di normale in questo mondo e eh, che noi nasciamo e moriamo tutto il resto è abbastanza strano eh, tutti i traumi che ti... tutti noi abbiamo dei traumi non c'è nessuno che è arrivato a 25 anni e non c'ha un trauma anche se c'è la famiglia della Barbie insomma, la di, di Ken e Barbie questo guardate tra Ken e Barbie preferisco la mia famiglia almeno ho un senso però voglio dire, nessuno di noi non ha da lavorare, cioè tutti noi dobbiamo lavorare sulla nostra personalità, sul nostro io. Possiamo farlo o non farlo. Ovviamente. Le persone che non ci lavorano, eh, io le, nel senso, io non è che so riconoscere, voglio dire, non ci sono i matti. Ecco, su questo chiariamoci subito: tutti noi abbiamo i nostri, i nostri nostri Lati oscuri, non c'è verso, non c'è una persona che non ci l'ha verso lato oscuro, non esiste. L'uomo Gesù, Buddha, parte Gesù e Buddha, io non ne e non c'entra neanche l'intelligenza. Quindi il problema è solo lavorare su certi lati. Ora lo schizofrenico diciamo che in alcuni casi queste. Queste cose deragliano, fanno deragliare il treno. Molto spesso è che una macchina, a volte, c'è un piccolo sbandamento e poi sta nella corsia. Quando lo sbandamento è molto forte, la macchina deraglia e va a sbattere contro un albero. Quindi, non è che la distinzione malattia mentale e persona sana di mente sia oggettivamente fattibile. Tutti noi abbiamo i nostri perché e per come, io per primo ce ne ho delle barcate, se no non farei questi disegni così, ho dei traumi infantili che mi porto dietro da una vita, eh, a volte quando riaprivo certe stanze in età adulta avevo delle crisi di pianto e questo credo che sia... però il pianto è liberatorio, un'altra cosa ho imparato, non trattenere i propri sentimenti. Quando ti viene voglia di piangere, piangi. Non trattenete mai i vostri sentimenti. Se il vostro fisico organismo ha bisogno di piangere per qualcosa, fatelo. Dici, ma il vero uomo non piange. No, il vero perché non piange? È una cosa fisiologica. Cioè, è fisiologico. Non è che uno... Cioè, tutte le creature del... Uh, piangono anche i gatti e i cani. ma Perché non volete piangere voi? Perché... Molto spesso noi facciamo come la pentola a pressione che chiudi, chiudi, chiudi e poi Pum esplode. Quindi le nostre reazioni anche emotive, eh, io in età adulta ho avuto delle crisi di pianto certamente non. E, e sono state liberatorie. Perché nel momento in cui mi sono riaffiorate certe cose, che beh, non potevo piangere nel momento in cui mi erano state fatte, ma nel momento molti anni dopo ho capito alcune cose. Non è, voi direte, un uomo adulto che piange è una cosa ridicola. Sarà ridicola, ma è liberatoria, quindi è una sorta anche di mh, terapia. Perché l'organismo, cane maledetto, chi ti ha mandato da me? E, dicevo, l'organismo ha le sue cure fisiche naturali, il pianto è una cura naturale. Achille sulla riva del mare piange. E nessuno gli va a dire Achille perché stai piangendo, perché tira fuori la spada e ti sgozza, dice. perché alcuni nostri comportamenti sono culturali. Se voi andate a un ragazzo e dice, Ma cosa ci insegniamo da bambini? un vero uomo, non piange mai. Ma perché no? a te. Io credo che invece di fare discorsi idioti sul patriarcato e il matriarcato, e poi il 90% delle persone non sa neanche cos'è il matriarcato e il patriarcato perché non è vissuta un'isola del viso e fici da dove lì c'è stato in qualche parte il matriarcato e non è una, società, ehm, beh, è una società diversa ma non che sia più giusta che altre forme eccetera eccetera perché in alcune società l'associazione tra atto sessuale e nascita del bambino non c'è sembra ovvio ma non c'è quindi credono che i bambini nascano non dalla cicogna ma che la donna abbia un potere molto più superiore senza che l'uomo non c'entri nulla che l'atto sessuale ci sia ma insomma a fondo non c'entri niente il cane ci si è messo i buzzobocci ehm, chiuderò sto video e poi faccio un canicidio dicevo quindi se questa cara la fa finita maledetto lui è molto difficile vedete che autocontrollato autocontrollo, anni e anni di vivere con uno schizofrenico ti dà un autocontrollo che... quindi per fare la no vabbè diciamo bene. dicevo che il corpo la crisi di pianto è liberatoria quando io ho pianto mi sono sentito meglio dopo perché è qualcosa, è uno sfogo come il riso e il pianto, cioè nessuno si vergogna di ridere perché se non vi vergognate di piangere Andate a un film e piangete. Vedete l'attrice la, che muore eh, poverina, è morta. Allora, perché non piangete per le vostre? Cioè, se piango per l'attrice che manco conosco, chi è che era lì? O piango per le mie cose, non piango per aver subito perché alzo se devo piangere, Az, eh, al, cavolo, stavo per dire. Avvo. E quindi, dicevo che nessuno di noi io non mi sento una persona. Non sono schizofrenico non sento le voci forse che sono anche piccolo magari le voci parlano e quindi le voci stanno parlando perché io non le ascolto le voci vanno anche Giovanna D'Arco se ci pensate sentiva le voci quindi potrebbe essere stato un caso probabilmente di schizofrenia perché nel medioevo ovviamente questi casi venivano classificati o come possessione diabolica o come santità, insomma poi è ovvio che nel medioevo nell'antichità il folle se lo sente le voci è ovvio che è eh, legato a una sfera mistica.